3, 2, 1, good morning! Ovviamente vi starete chiedendo perché questo cappello orribile in testa, a parte che non è così tanto brutto, però oggi io e mio fratello dovremmo diventare dei carabinieri veri e propri, quindi ok che non c'entra molto questo cappello, magari così. Ok, così magari sembra un po' più serio. Quindi oggi cos'è che andremo a fare? Per chi mi seguisse su Instagram sa che nelle storie io ho chiesto i numeri di telefono di alcuni genitori. Quindi oggi andrò a chiamare i genitori di alcuni ragazzi fingendomi un carabiniere e dicendo che i figli hanno violato la legge del Covid-19, quindi sono usciti e dovranno pagare una sanzione. Poi vabbè, dopo vedrete bene, magari ci inventeremo delle cose. Io spero che venga un botto bene, tipo che alcuni genitori sclerino come non so cosa. E boh, quindi adesso direi che ci possiamo mettere al lavoro. Aspetto che arrivi mio fratello, che boh, è andato da qualche parte. Perfetto, noi ci siamo, siamo in postazione. Allora, ci siamo scritti più o meno un qua... Sì, non lo vedete manco. Comunque ci siamo scritti più o meno qualcosa da dire, perché dovremmo essere abbastanza professionali. E nulla, speriamo solo che non ci sgamino e che ci facciamo un po' di risate. Pronto? Pronto, salve, lei è la signora Michela? Sì. Sì, salve, la sto chiamando alla caserma dei carabinieri di Brescia. E ci risulta che suo figlio sia stato fermato da una pattuglia il 13 marzo per aver violato le normative del Covid-19. Le risulta? No. Ah, e perché gli è stata consegnata anche una penale che avrebbe dovuto pagare entro 30 giorni dal rilascio. Mi sembra impossibile. Perché sì. Mio figlio non è più uscito di casa. Cioè, è palese, è impossibile. E perché a noi risulta che il 13 marzo sia stato fermato in giro a Villa Carcina. A me non risulta, non lo so. E comunque avrebbe dovuto pagare una penale entro 30 giorni dal rilascio. E oggi, 22 aprile, non è ancora stata pagata. Ah, ok. E quindi la devo avvertire che la penale è aumentata del 30%. E se non verrà pagata entro il 13 maggio, quindi 2 mesi dal rilascio, i genitori del ragazzo dovranno recarsi in tribunale. Ok, se... mi può lasciare un numero visto che ha chiamato quello sconosciuto per poter richiamare, grazie. Certo, solo le passo il mio collega che sa meglio della situazione, aspetti. Pronto? Salve signora. Allora, io le consiglierei sinceramente di dare la propria responsabilità al figlio. Cioè, non saprei come dirle. Non lo so, se non lo sa lei. Perché ci sono stati molti casi del genere? Perché in realtà... ci ha sgamato in pieno. Ma dai! Salve. Buongiorno, con chi sto parlando? Io con chi sto parlando, visto che lei chiama anche non me. È il... sono la mamma. Ok, Ma sei un coglione. Ma non era una femmina? Sì, era una femmina. Ma a me sembrava un maschio, per quello che sono andato in palla. Pronto? Pronto? Sì? Con chi parlo? Dica. Ah, è col suo figlio Marco Torino? Sì, dica. Marco Torino, lui è stato beccato ieri in giro senza mascherina. Risulta? Ok, sì, capisco. Ma dove, scusa? Pronto? Cosa? Dove? Ah, Uggiate. Uggiate Trevano. Ah, Uggiate Trevano. Via. Ma ti sta pigliando per il culo. Infame. Ma chi è che era a parlare? Non lo so.
Ma probabilmente sua madre, adesso che va la R-Motion. Pronto? Pronto? Parlo con il signor... Con chi parlo? Con la centrale dei carabinieri di Cuneo. Sì, è mio marito, perché? Ci risulta che sua figlia, il 13 marzo, sia stata fermata da un mio collega per aver violato una normativa sul Covid-19. Mia figlia? Sì, no, se non sbaglio. Ma è una minorenne? Sì, lo so, signora, appunto. Infatti, lei dovrebbe essere stata informata. Il 13 marzo, infatti, dato che la ragazzina è minorenne, pensavamo fosse stata informata dell'accaduto. Ma mia figlia, almeno che io sappia, non è più uscita di casa dal 9 di marzo. Non lo so, signora, è stata fermata dal mio collega, gli è stata pure consegnata una penale che avrebbe dovuto pagare entro 30 giorni. Però ci risulta che non è stata pagata, e infatti è stata aumentata del 30%. E se non verrà pagata entro i prossimi 30 giorni dovrà recarsi in tribunale. No, ma aspetti solo un attimino perché io devo parlare. Lei, siete i carabinieri di? Cuneo. Il 13 marzo? Sì, il 13 marzo, signora. Aspetti che io verifico un attimo con mia figlia, però io adesso sono al lavoro. Sì, va bene, signora. Ma guardi che il 13 marzo era la settimana in cui i ragazzi non uscivano più. Appunto per questo, è stata mia trovata in giro. Ma dove? A Cuneo. Adesso non so di preciso, no, perché è stato segnato è solo Cuneo. Cioè, signora, non lo so di preciso, no. È solo stato segnato questo. No, allora aspetti, no, un attimo. Dille che come scusa aveva che doveva andare a comprare le patatine. Io prendo un appunto, voi siete i carabinieri di? Cuneo. Allora aspetti, E nella certificazione lei ha segnato che doveva andare a comprare un pacchetto di patatine. Venerdì 13 marzo. Sì, signora. Ma dove è stata fermata? Non lo so di preciso perché mi sono stato informato in provincia di Cuneo. Io sono solo qua per informarla della penale, per il resto no. Cioè io, ma... mi hanno solo detto di informarla sulla questione della penale. Del resto non sono stato allora... informato di nulla. Telefonico. Va bene, signora, va bene. Grazie. Allora, 347-55. E di quanto sarebbe la multa? 400 euro. 400 euro e questo ha dei risvolti penali? Sì, se non viene pagata entro 30 giorni. Entro 30 giorni da quando? Da oggi. A me avevano detto che... E comunque il nominativo della ragazza sarebbe Anna. Ma guardi, a me fa proprio strano questa cosa. Non lo so, signora, provi a sentire sua figlia. Pensavamo no, fosse stata informata. Ma il numero che gli hanno detto 347-645 è mio. Io ho bisogno di un vostro recapito telefonico. Lei mi ha chiesto un recapito, signora, non ha specificato nostro. No. Un recapito cui io possa parlare con qualcuno per discutere di questa cosa. Lei mi ha dato un cellulare che è il mio, quello a cui sta chiamando. Io, se ho bisogno di parlare con qualcuno, se ha bisogno di parlare con qualcuno, chiami il numero che gli ho dato. Come? Se ha bisogno di chiamare qualcuno, chiami il numero che gli ho dato. Ma sei il mio? Appunto, si chiami da sola. Sì, signora, non scherzo. Boh, qua risulta che il 13 marzo è stata fermata da un mio collega proprio per... Dove? Aspetti, Ma lei è quello di prima, non mi ha passato il collega? No, sono il collega, signora. Mi dica, da dove è stata fermata? Bovisio Masciago. Sì, ma dove esattamente? Non so, alla via qualcosa? Al centro commerciale.
In un centro commerciale. Centro commerciale? Sì, ah, signore. Guardi che... Non è mia figlia, guardi che ha sbagliato. Ma che assurdo. Proverò... C'è qualcosa che non torna. Ascolti, ma se io voglio entrare di ieri qua, Pavareto? Mi dicono qualcosa? Penso proprio di sì, signore. Perché qua c'è segnato che voi dovete pagare 3.000 euro. Qua è segnato che è stata consegnata una penale di 3.000 euro a sua figlia, che è stata aumentata del 30%, cioè 4.000 euro. Penale di euro? 3.000. Ed è aumentata del 30% e ora è di 4.000. Ora è di 4.000. E dovrei pagare a chi? Ai carabinieri di Varedo. Pronto? Ai carabinieri di Varedo, penso. Ah sì? Ok. Perché hai chiuso? Cioè, ha chiuso la chiamata perché era entrato mio padre in camera, dai. No, dico che è caduta la linea. Pronto? Pronto, mi scusi, c'è stato un problema tecnico alla linea. Stavano dicendo? Aspetti, aspetti che sto prendendo nota che sono dai carabinieri, eh. Allora, ho preso una penale di 3.000 più adesso siamo arrivati a 4.000, quando? 13 marzo. Il 13 marzo è stata fermata dove? A Bovise Masciago. Centro commerciale. È stata fermata a Bovise, in via? La via non è segnata, al centro commerciale. Ah, un centro commerciale a Bovise Masciago? Sì. Ok. Era da sola? Era con amici, dai. Aspetti, Prendi bene i suggerimenti, Con amici. Sei parlando, dai, sei tu lo youtuber, muoviti. Oh, io non ce lo dico, ma vada ai carabinieri e ci denuncia, cazzi tuoi, non mi frega un cazzo. Sei un coglione. Il numero è il tuo. Sei un coglione, no, non il numero è il tuo. Sei un coglione. Cioè, ti metti a parlare e poi non finisci. Pronto? Chi è? Pronto? Pronto, signora? Signora? È la signora di prima? Sì. Va bene. Comunque, come sarà già accorta, era uno scherzo. Pronto? Capito? Era uno scherzo. Ah, salve. Salve. Ma chi è che era? Ma hai sbagliato! Tu hai scritto 6-6 alla fine, 4-6. E chi è che era? Ma che cazzo ne so? Qua cosa pensa? Dai. È quello che mi ha detto. Ah, ok. È arrivata una chiamata, era uno scherzo. Pronto? Pronto? Signora, come sarà già accorta, era uno scherzo. No, guarda, io ho in linea. Ho in linea anche i carabinieri. Ah. Ho in linea anche i carabinieri. Vedete voi quello che volete fare. Ah, ok. Vabbè, signora, mi scusi, era uno scherzo. È Gennaro? Ciao, sì. Abbiamo deciso di cambiare un attimo modalità, diventeremo cattivi perché dato che la gente non ci crede a ste cose, allora ci fingeremo figli di carabinieri, poi diremo che abbiamo trovato fogli con scritto che il figlio o loro stessi hanno violato le normative del Covid-19, quindi noi ci arrabbieremo con loro andandoli quasi, non proprio a insultare, ma quasi dicendo che per colpa loro il coronavirus non finisce in Italia, capito? Pronto? Pronto, parlo con la signora Bernardino? Pronto, chi è? Allora, io sono Mirko Grassi. Allora, sono un figlio di un carabiniere. E sincero, ma nei... me non mi interessa niente. No, signora, volevo dirle. No! Sì, la richiamo. 062. Pronto? Pronto, signora, io volevo solo informarla che mi sono rotto il cazzo. Perché io non metto a rischio la mia vita per gente anziana come lei che magari non vale niente. Io mi sono rotto il cazzo, ho visto nelle elenchi di mio padre che lei è uscita di casa. No, no, invece le deve interessare, le deve interessare, hai capito? Perché non metto a rischio la mia vita per lei? Ha capito? Mi risponda almeno. No, ho capito. Sì, sì, perché lei è uscita di casa, io lo so. Ed è una cosa che non si può fare. Arrivederci. No. E grazie. Quindi non metti la tua vita a rischio per gli anziani che non valgono niente? Che coglione. Mi hai detto tu di far così. Sì, non ti ho detto così, pesante, cioè... Pronto, parlo con il signor Avesio?
Ah, ok. Io sono Mirko Lumbi e sono figlio di un carabiniere. Io ho letto nei suoi elenchi che o il signore o qualcuno della sua famiglia ha violato delle leggi sul Covid-19 ed è uscito di casa. Ah. E a me sinceramente questa cosa fa girare un po' il cazzo. Ok. Perché nel senso io metto a rischio la mia vita ogni volta che esco di casa per lavori seri, mentre voi magari uscite per comprare i pannolini alla nonna. Non ce la faccio. Perché hai messo giù? Non ce la facevo. Ma tu cosa c'hai contro gli anziani per comprare i pannolini alla nonna? Cioè, tu c'hai qualcosa contro gli anziani, mi sa. Ma poverina, infatti mi è piaciuto. Parlavi lei. Ok. Papà è sotto la doccia. Mi hai rotto a cazzo. Ok. Pronto? Pronto? Lei è la signora Concetta? Io sono il figlio di un carabiniere e qua nelle carte ho trovato che lei è stata fermata per un qualcosa per il Covid-19. Io? Sì, lei. Non sono mai uscita. Ma come no? Qua c'è scritto di sì. C'è scritto che ha tipo 3.000 euro di penale da pagare. E sinceramente le sta pure bene perché... Cioè, le persone... Non lo so, noi stiamo a casa tutto il giorno e voi uscite belli tranquilli. Sto a casa tutto il giorno, sto facendo il pane, non ho mai messo il naso fuori di casa, sono 3 mesi e quindi non mi venite a raccontare storie. Ma se qua c'è scritto... Carabinieri, se qua c'è scritto me lo invento. Mi scusi, me lo invento secondo lei, c'è scritto qua, ce l'ho davanti ai miei occhi. Cioè... Mi mandi la fotografia, per favore. E lei c'ha WhatsApp? Ok, però sinceramente, a me non... Sinceramente, io non intendo parlare con persone che violano la legge. Cioè... Ma io non ho mai violato, sì, Dicono tutti così. Sto facendo il pane. Sì, proprio il pane faceva, siamo sicuri. E come mai quando ha risposto... Come mai quando ha risposto aveva il fiatone? Ah, e viene il fiatone. Secondo me invece stava tornando a casa di corsa. Ma sta scherzando, me lo provi. Ma che stiamo scherzando? Ma chi è lei? Mi dà il suo nome e cognome? Io sono Mattia Lenti. E dove lavora? Io non lavoro, sono un ragazzo. È solo quattro... Ma che vuole da me? Che vuole da lei? Perché lei infrange la legge. Se noi siamo a casa ma per il coronavirus... Io denuncio per calunnia. No, è colpa delle persone... È colpa delle persone come lei che escono se noi stiamo qua a casa, ok? Ma io non sono mai uscita, ci sente da quello vecchio? Lei è un truffatore, che cosa vuole? Sì, un truffatore. No, io sono semplicemente arrabbiato, signora Concetta. Ma lei arrabbi quanto gli pare, ma io sono isterica perché non esco da 3 mesi. Non ho la donna di servizio che continuo a pagare. Quindi lei si immagini se io mi preoccupo adesso di uscire. A 75 anni con un tumore, devo andarmi anche a fare il lavaggio di porte e sto aspettando, sto dando troppe spiegazioni. D'accordo, no, no, signora, evidentemente ho sbagliato numero, evidentemente. Matteo Lunghi. Lunghi? Sì, ho sbagliato numero, mi sa, allora. C'ha ragione, infatti, mi scusi, ho sbagliato io, mi scusi. Mi perdona. Ma chi? Era un nonno. Cioè, era Mattia Lenti, non Lunghi. Io direi che con questo il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate qua sotto un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Seguitemi su Instagram, r.gennaro, Francesco Scarpa, due trattini, non lo so. Noi ci vediamo al prossimo video. Linea allo studio. Ma...